Io non mi sento di dover riaffermare un ruolo maschile o femminile, non credo che esista una scrittura maschile e femminile, no, per cui per me autore o autrice è indifferente, però esiste forse per certi aspetti, forse, magari questo può aprire un altro dibattito. Lei, per esempio, l'ispettore, che si è sempre chiamata ispettore, a un certo punto si domanda se forse è il caso di chiamarsi ispettrice, di chiamarsi lei ispettrice, non di farsi chiamare, perché deve recuperare una sua identità, ma è un percorso del personaggio. Su questo possiamo, per quanto mi riguarda, posso andare oltre, no? Però ti ringrazio per questo. Lui l'ha mostrata la fragilità quando ha raccontato di quelle delle donne che scompaiono. Sì, ma secondo me era una storia d'autore, non era una storia vissuta. E poi la parola femmina, di a quella scrittrice, che la usano i bambini. Sono i bambini che dicono femmine e maschi. E lo fanno con un'ingenuità che secondo me va recuperata, cioè non ci vedo nulla di umiliante. Ma perché i bambini vanno al sodo, no, capito? Cioè, secondo me sono privi in questo di sovrastrutture, sì. No? La femmina è l'animale femmina, la scrofa non necessariamente è un insulto, insomma, è perché lei ci vedeva questa no, ma quella era un esempio di sovrastruttura, ormai di considerare femmina un insulto, questo è. Il nome della scrittrice. Fare anch'io due considerazioni e poi una domanda a Elisabetta. La prima considerazione riguarda diciamo che soluzioni intraprendere rispetto alla discussione che c'è stata. Prima Mariano diceva che bisognerebbe introdurre qualche novità nei codici penali in particolare. Sì. E poi Elisabetta diceva che il lavoro che ognuno deve fare è fare più attenzione alle parole che usa. A me convince più questa seconda strada, cioè io suggerirei non su tutto di normare attraverso nemmeno introdurre nuovi reati, cioè una parte dei reati di cui parla anche il giallo di Elisabetta non sono normabili, se ci sono uomini tirchi di vita non si può trovare nessuna norma. Io però lo dicevo come no, ma io stavo scherzando in parte cercando di approfondire questo aspetto, cioè questa cosa che ognuno di noi potrebbe fare di ragionare sulle parole che usa e sui comportamenti che ha e anche sapere che ci possono essere dei comportamenti di intrattenimento puro e di farsi annullare dalla televisione, cioè non è che per televisione deve andare sempre qualcosa che non ha nulla, cioè come posso dire che bisogna vedere, innanzitutto si deve essere la possibilità di scegliere, e quindi già questo è un... Secondo, probabilmente chi fa le politiche, cioè chi sceglie, deve mettere nelle condizioni il recettore, nella misura in cui è dotato di senso critico, di elaborare, però poi ci sono dei programmi che giustamente devono soltanto intrattenere o raccontare storie e anche attraverso il racconto delle storie tuttavia si possono introdurre elementi che ci fanno riflettere, che ci aiutano a riflettere sulle parole, sui comportamenti. La seconda considerazione invece è quello che tu dicevi, perché tu in parte hai detto non c'è la scrittura femminile, ma subito prima avevi detto forse gli uomini pensano più ai macro problemi, io sono più interessata e forse noi donne siamo più interessate ai micro. Forse. No, appunto, io, è proprio questo che volevo dire, sul forse, cioè in parte nella discussione che veniva fatta si sovrappongono due cose, ci sono uomini tirchi di vita o che vivono fasi tirchie di vita, non è necessariamente che sia una caratteristica così genetica o permanente della loro vita, e donne ugualmente, cioè questo tipo di problema probabilmente non è sessuato, poi possiamo stabilire che c'è una lieve maggioranza superiore in determinate fasi della storia per un sesso per altro, ma non è proprio sessuata come diciamo, sono dinamiche e spesso relazionali, perché anche il tirchio è sempre legato al contesto, cioè come sì, posso certo. dire, non è mai una dimensione solamente individuale. Certo. Poi ci sono delle cose che sono proprio donne, cioè in parte questo libro parla di aspetti che riguardano tutte le persone, ma in parte c'è una specificità, cioè nella storia della specie umana i rapporti fra uomini e donne, almeno negli ultimi secoli, sono molto contrassegnati dal fatto che la donna, cioè non è la stessa cosa, nel passato e nel presente,
e in qualche modo la destrutturazione del corpo della donna aiuta anche gli uomini a rifletterci su, ma è una specificità, non è esattamente la stessa cosa per il corpo, per le donne, il proprio e quello dell'altro sesso, e per gli uomini. E su questo, insomma, la riflessione sulla femmina non è esattamente la riflessione sul maschio, come no, posso certo, dire, cioè la differenza non è soltanto fra bello e virile, non so come posso dire, certo. Ma c'è una differenza più proprio legata al fatto che sono sessi diversi e l'uomo è abituato a pensare al corpo della donna in un modo più strumentale di come le donne, per ragioni storicamente determinate, sono abituate a pensare al corpo dell'uomo. Adesso diciamo, poi dopo, questo non è necessariamente un giudizio negativo sugli uomini, o almeno è in parte negativo, ma non vuole essere distruttivo. E sotto questo punto di vista, il libro è abbastanza interessante come lettura di un punto di vista di una donna, cioè nel senso che è utile che gli uomini lo leggano, diciamo così, perché imparano talvolta a avere anche un po' più senso critico su come apprezzare altre identità. E la domanda però, queste erano due brevi considerazioni, la domanda riguarda la cosa che cui Elisabetta sta lavorando, perché se questo è un romanzo specifico, particolare, breve, di transizione, a maggio esce un nuovo romanzo. E forse è il caso di avere qualche anticipazione, nel senso che io mi scuso con Elisabetta, io non credo che Elisabetta abbia scritto ancora il capolavoro della sua vita. Ho la sensazione che poteva anche essere successo e magari qualcuno lo pensa, io non sarei totalmente in disaccordo, cioè nel senso che ognuno, ma io penso che cioè, cos'è un capolavoro? Un capolavoro è difficile stabilire, non è soltanto un problema di quanti piace. Ma io sono cioè d'accordo con te, per fortuna. Però il capolavoro è qualcosa nel quale uno tende a identificarsi almeno come compimento, diciamo, che può essere l'opera prima o il decimo romanzo, no? Non è che c'è, arriva a un certo momento. Io credo che tu non l'hai ancora fatto, no? E che invece probabilmente la qualità e la finezza di alcune doti letterarie che hai possono consentirti di scriverlo sia per te stessa che per l'impatto con il pubblico, diciamo così. Secondo te adesso l'hai scritto? Ah, ma che domande! No, questa domanda la rimbalzo a qualcun altro. Tu hai scritto il tuo capolavoro della vita? No, tu? Due. Ognuno pensa che l'ultimo bimbo sia il bimbo migliore. Ma c'è l'ora dell'ultimo. Però l'ultimo è femmina, l'altro ancora non è nato, però e diciamo che il capolavoro, ma no, non lo so, cioè non ne ho idea, penso che il prossimo libro aggiungerà delle cose, migliorerà delle cose, ne dirà delle altre, non lo so, cioè io faccio un pezzo per volta e penso come giustamente tu hai detto, che questo sia un transito, come lo sono stati anche gli altri, no? Per capire anche meglio un passo per volta, dove voglio arrivare, che cosa voglio raccontare. Posso solo dire che il prossimo libro avrà come centro, a parte le vicende gialle, perché è ancora un noir, un giallo, quindi è assolutamente nel genere, nel genere mischiato, che adesso non si capisce bene, no? Dove inizia uno e dove inizia l'altro, ma meglio fosse così, perché le contaminazioni ci piacciono. E però tratterà questo tema che di fondo, che è la madre, la maternità, la madre e il perdono, cioè a chi dobbiamo, a chi possiamo perdonare, che cosa possiamo perdonare. Per cui un altro grande tema raccontato, anzi due grandi temi raccontati attraverso due storie gialle, come al mio solito una non mi basta, che uscirà a maggio appunto. Casa editrice? Colorado Noir, che adesso è diventata Feltrinelli e che quindi spero che abbia appunto anche una visibilità maggiore. Dove è esordito la Verasani? Dove è esordito la Verasani e spero di tornare qua, quindi vi ringrazio di essere stati qua e direi che possiamo. Se non ci sono domande, io ringrazio voi che siete stati bravissimi e voi che siete stati pazienti e siete stati.